Questo schema mette chiaramente in rilievo come ci sia bisogno di un approccio tripartito, come ci sia bisogno di mettere a punto una strategia nazionale, come questo significhi innanzitutto definire un programma che promuova la cultura della sicurezza, che rafforzi il sistema e che produca anche azioni mirate. Ecco, tutto questo noi in Italia non ce l'abbiamo. Noi in Italia abbiamo una confusione di soggetti, non abbiamo un riferimento al quale possiamo rivolgerci per dire: ecco, dal 2006 al 2011 nel campo della salute e sicurezza faremo questo, e c'è, le regioni faranno questo perché loro hanno un compito specifico nel territorio con le aziende, programmano a loro volta, c'è un centro regolatore che è un coordinamento nazionale del Ministero del Lavoro, del Ministero della Sanità, c'è un istituto di ricerca che elabora delle linee, c'è un istituto assicuratore che per sua natura naturalmente accoglie dei fondi ai fini assicurativi, ma quello che è in funzione strategica dal punto di vista delle risorse di un istituto assicuratore va messo in gioco per la prevenzione, per far diminuire gli eventi, quindi far diminuire i costi assicurativi. Tutto questo non c'è da nessuna parte, non lo leggiamo da nessuna parte in Italia. Una volta avevamo cominciato a leggerlo quando c'era il piano sanitario nazionale, c'era un bel capitolo, no? Ora forse qualche cosa con la nuova istituzione che è il centro di osservazioni epidemiologiche della malattia a livello centrale, che a cui accennava Susanna Cantoni, forse qualcosa vedremo, ma comunque siamo ben lontani da questo schema. È per questo che noi diciamo ben venga se si lavora a fare un testo unico, tra l'altro non nuovo, perché il vecchio non c'era. Il testo unico precedente che abbiamo discusso e che è stato un tentativo fondamentale, fallimentare, è stato appunto un tentativo che era già vecchio, perché ci riportava al passato, ci riportava prima dell'articolo 2087, prima dell'obbligo fondamentale di garantire l'attività psicofisica dei dipendenti secondo il criterio della massima della fattibilità tecnica. E quindi speriamo che ci sia la possibilità di ordinare, semplificare, di riordinare la normativa, ma sappiamo anche che se questo vuole essere un tentativo utile non potrà solo occuparsi di che cosa i soggetti debbono fare, ma dovrà occuparsi anche del sistema, dell'assetto ordinamentale, altrimenti andremo sempre ognuno per conto nostro, rischieremo sempre o di collidere, o di sovrapporci o di sprecare le nostre risorse. Prego, vorrei anche, avendola sempre tratta dal rapporto del Yuki Takala all'International Labor Organization, di mostrare questo schema che indica come può essere valutato un profilo nazionale della salute e sicurezza in un paese attraverso quei parametri che compongono, diciamo, ai vertici, laddove questi raggi toccano i vertici di questa ragnatela, chiamiamola così, compongono i diversi elementi che fanno di un sistema funzionante, con la parte gialla che è, diciamo, il paese benchmarking, il paese a cui ci si deve rivolgere per una valutazione di riferimento. E abbiamo, per esempio, cominciando in senso orario, il numero degli ispettori del lavoro. Quasi in Italia non sappiamo quanti sono, credo. Facciamo sempre stime, non sappiamo quanti sono. Il grado di copertura è il secondo punto, il grado di copertura delle ispezioni del lavoro. In Italia non lo sappiamo dire, non lo sappiamo. No, forse ogni regione può avere dei dati, qualche tentativo è stato fatto anche di raccogliere, ma Susanna Cantoni sa benissimo che avrà raccolto i dati naturalmente della Lombardia, dove lei opera, poi ci sono i dati della Toscana, ci saranno sicuramente quelli dell'Emilia Romagna, del Piemonte, già in cui abbiamo difficoltà, nel Veneto ci stanno, ecco, solo tre ne hanno raccolti. Quindi, ne manca solo tre, benissimo. Ecco, allora, però voglio dire, questo per iniziativa di una regione, non per iniziativa di un centro di regolazione, di coordinamento. E così via. Ecco, se noi dovessimo rispondere a questa inchiesta dell'AILO saremmo in difficoltà, perché non saremmo in grado di fornirgli, se non inventandoli un po' di questi dati.